Mister, domani questa partita importante è l'ultima big con cui confrontarsi. Sì, no, l'ultima big no, c'è anche il Il girone Giulianova. d'andata, eh? No, domani è una partita difficile, una partita, come si dice, una partita tosta, perché per loro è un derby di quelli a discapito nostro, che per noi è una partita normale, il derby può essere per loro. Noi prepariamo la partita normalmente come tutte le altre. Perché come ho già detto in passato, il derby per il Catanzaro è Regina, Cosenza e Crotone, in categorie superiori. Si è guadagnato la prima salva di fischi non la messa Vabbè, di interessante. quello che dicono loro, il derby, la partita della vita, loro la vedono in un modo, noi in un'altra. Per quanto mi riguarda, io la vedo così. Poi per loro può essere il derby della vita. Noi dobbiamo andare a Lamezia convinti di portare a casa punti importanti per la classifica. È una partita difficile, si sa, però siamo nelle possibilità di poter vincere, quindi andremo a Lamezia per vincere, non andremo a Lamezia per giocarci una partita a fa pari o perdere. Noi andiamo lì come in tutti i campi per vincere. Poi se sono bravi loro a vincere, a fine partita gli faremo i complimenti, però mi auguro che siano loro a fare i complimenti a noi. Catanzaro con alcune defezioni importanti. Beh, Catanzaro direi che chi scenderà in campo domani deve dare non il 100% ma qualcosa in più, perché siamo lassù in classifica e ci vogliamo restare più a lungo possibile, cercare di recuperare qualche punto a quelle che sono là davanti. Per la partita di domani mancherà qualche elemento importante, qualcuno non sta bene, però chi sostituirà loro sicuramente farà bene. Quanto conta l'assenza di corsa? L'assenza di corsa. L'assenza di Cozza mi auguro che conta poco. Mi auguro che la squadra faccia quello che ha fatto nelle settimane precedenti. Quindi mi auguro che la squadra possa giocare a calcio e portare a casa 3 punti importanti. Il rammarico più grande è aver preso due giornate senza aver fatto nulla. Quindi quello è il rammarico più grande, anche perché essere cacciato fuori solo perché ho chiesto una spiegazione, poi sul referto scrivere altre cose mi dà fastidio. La cosa più strana è che c'era anche il presidente della Lega Pro, ha visto e ha notato anche lui quello che ha combinato l'arbitro sia a noi che alla Paganese, tutte e due le squadre. L'ho già rimarcato dopo la partita e mi dispiace per quello che è accaduto, perché non c'erano né per me le 2 giornate e credo neanche per Mariotti. Anche perché lui con Mariotti, ha voluto rimettere la situazione a posto dopo aver capito di aver fatto un errore grande come una casa. Si è voluto subito Compensare. ricompensare. Quindi quello è il rammarico più grande. Alla Lamezia si sono lamentati ultimamente perché le sue lamentele nei confronti dell'arbitro dicono: ma insomma, si lamenta troppo, poi non vorrei che l'arbitro venga condizionato. Cosa ne pensi di queste cose? Cosa penso? Che più me lamento e più mi vengono contro, quindi non è che posso dire. Fino ad ora l'unica squadra che è stata veramente danneggiata dalle terne arbitrali è Catanzaro, non è la Vigor Lamezia. Vigor Lamezia sta facendo un buon campionato, gli faccio anche i complimenti perché essere lassù in classifica a 3 giornate dalla fine del girone d'andata non è facile per nessuno, come non era facile per noi, non era facile per loro. Stanno disputando un buon campionato, sono contento perché siamo 2 squadre a distanza di 30-40 km e speriamo di poter arrivare più in alto possibile tutte e due, però non è che io ce l'ho con la Vigor Lamezia. Noi siamo il Catanzaro è destinato a vincere dappertutto, quindi l'obiettivo è quello di andare a Lamezia e vincere. Poi il campo darà ragione a chi alla fine potrà portare a casa punti importanti. Noi, come ho già detto, della partita che loro è la partita della vita non me ne può fregare niente. Ho sentito anche quello che ha detto non so se il vicepresidente o il presidente loro, che si taglierebbe un dito per battere il Catanzaro. Se vuole glielo posso tagliare prima della partita. Non è che sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, anche se l'avrà detto in un senso di battuta, però non è corretto sentir dire per i tifosi, sia nostri che loro, un presidente, un vicepresidente, che solo
a pensarlo, ma non lo dovrebbe neanche dire una roba del genere, perché una partita di calcio non esiste. Poi chi è più bravo alla fine vincerà. In Coppa Italia voi avete incontrato i Vanessi, era evidentemente un'altra squadra, era un'altra squadra anche il Catanzaro, però può in qualche modo essere un punto di partenza, diciamo così, quella partita? Beh, quella partita non è che era un altro Lamezia, il Lamezia è quello che è ora, il Catanzaro era un'altra squadra. Due squadre in rodaggio, diciamo così. Due squadre in rodaggio si può anche dire, però la loro è quella formazione, la nostra è tutta un'altra. Quindi, niente, noi dobbiamo affrontare Lamezia come l'abbiamo affrontata in Coppa Italia, cercando di giocare, fare il nostro gioco e cercare sempre la via del gol. Rispetto alla Coppa Italia, quello che era successo in quel periodo, sono contento per il loro allenatore, per il mister, che è una persona che stimo, perché in Coppa Italia già l'avevano messo in croce. Ora che è lassù lo portano alle stelle, però credo che loro abbiano un tecnico da tenerselo ben stretto, perché una persona, oltre ad essere una persona intelligente, è una persona che fa una brava persona ed è una persona che fa giocare bene anche la squadra. Quindi sono contento per il mister loro, perché alla fine il lavoro paga e credo che a lui il lavoro lo stia ripagando. Cosa temi di più di questa di Parlamento? Beh, come ho già detto in passato, io non temo nessuno, temo noi stessi, siamo noi che faremo la partita, se noi daremo il massimo alla fine porteremo a casa un risultato importante, se regaliamo un tempo o 70 minuti agli avversari poi è duro recuperare. Capitolo infortuni, mister, a Cursi può farcela, non ce la fa? Non lo so, questo lo valuteremo oggi nella seduta d'allenamento, parlerò con Arcursi. Se Accursi mi dice che sta bene, Accursi gioca, se Accursi mi dice che ha un minimo di dolorino, fastidio, lo risparmio, perché per una partita non può saltare poi altre due o tre partite. Ulloa è certo fuori. Ulloa è fuori sicuramente.